Presidente, Pescara si conferma sempre più una città a vocazione sportiva. C'è questa candidatura per i Giochi del Mediterraneo di atletica leggera Under 23 del 2022 per i campionati Master 2023. Sì, sono due importantissime manifestazioni per cui la città di Pescara e la società Runners si sono candidati per l'organizzazione. Si continua nella tradizione di grande sport a Pescara. In questi ultimi anni ci sono stati tantissimi eventi di importanza e sicuramente importante per la promozione della nostra zona, del nostro territorio. Ma è anche un aspetto economico da segnalare perché specialmente nei campionati italiani e europei master ci saranno migliaia di atleti che verranno da tutta Europa e quindi con un impatto promozionale ed economico per tutta l'area è importantissima. Ci sarà un'agguerrita concorrenza per ospitare queste manifestazioni, però Pescara può vantare un'impiantistica di primissimo livello che risale già dai Giochi del Mediterraneo del 2009. Diciamo che Pescara ha sempre ospitato manifestazioni di atletica di altissimo livello, tantissime edizioni dei campionati italiani delle varie categorie, ultima quella del 2019, i campionati italiani assoluti, che ha visto una partecipazione di pubblico mai vista per una manifestazione di atletica e la ripresa da parte di Rai Sport per tutte e tre le giornate per 12 ore di diretta. Quindi è una piazza importante con grosse tradizioni nel mondo dell'atletica in grado di supportare e sopportare un'organizzazione così importante che spero venga assegnata a Pescara nonostante la concorrenza di altre città importanti. Solo una settimana fa abbiamo ufficializzato il ritorno del Giro d'Italia dopo 9 anni e oggi siamo qui per ufficializzare la candidatura della città di Pescara per i Giochi del Mediterraneo Under 23 di atletica leggera edizione 2022, ma non solo, ma anche gli Europei Master 2023, quindi un grande successo per la città di Pescara. Sicuramente Pescara ha gli impianti e le strutture adeguate, sul tema siamo prontissimi, considerando che nel 2009 abbiamo già ospitato i Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, avendo un ottimo risultato. Quindi non abbiamo nessun dubbio, non abbiamo paura, abbiamo già superato una selezione durissima e quindi siamo ben predisposti e pronti e ho la certezza che ce la faremo.